anni fa, mamma. Original style, mami. Bolo Buds alive. La mama Africa. Since 1999. Sì, sono migliorato, grande. L'esperienza sul campo fa sempre meglio di ogni scuola. Com'è l'accento venezuelano? Mi ricordo che a Cuba, no? Hanno questa cosa per cui la V, per loro praticamente come la V, no? Sì, anche la Cuba, ma dicono Cuba. Havana, non Havana, Havana. Vale lì anche Venezuela. Sì, anche Venezuela c'ha questa caratteristica. La rumba de Cuba. Cuba. De Cuba, ok. Alfanero. Alla favela, favela. Insomma, la vita nella favela si fa da mangiare. Cos'è che mangiano? Un po' riso, fagioli, no? Sì, sì, gran riso, gran fagioli. Vabbè, la
Carne. Insomma, già il fatto che mangia tutta carne, già una condizione di vita nettamente superiore a quella di Cuba. Mm-hmm. Mi ricordo che quando sono andato nel 2001, già comprare un pollo era una cosa da forse una volta al mese. Insomma, stavo quasi un... No, lì il mercato della carne è molto più accessibile per il popolo, sì. Sì, da una parte è meglio, da una parte... No. Sì, sì, no, ma infatti con le cose che aveva fatto Chavez, cioè la nazionalizzazione, riassumendo di tutte la centralizzazione delle risorse territoriali, e che era poi un po' la lotta che faceva Chavez proprio per tutto il Sud America, no? Il fatto proprio di utilizzare le proprie risorse e non lasciare che le ricchezze andassero fuori con... Esatto, e non fossero rubate dalle multinazionali. Quindi sì, il Venezuela anche da questo punto di vista sicuramente... anche da questo punto di vista... Una grande innovazione. Sì, sì, è stata una guida. Anche perché adesso Sud America sta sviluppando un'economia molto, molto, molto forte. Cioè, non è solo una questione di socialismo, tra virgolette, ma sono anche economie molto potenti. Certo. Sì, sì, la presa di coscienza comunque della classe politica, che comunque è di derivazione popolare rispetto ad esempio qui all'Europa, è molto diversa. Quindi comunque infatti questo momento della storia è proprio dipende molto dal Sud America, dalla Cina, cioè ormai praticamente l'America e l'Europa stanno un po' dietro a questi paesi, no? Quindi infatti credo che anche l'elezione di quest'ultimo Papa, insomma, vada un po' nella direzione di cercare di stabilire un dialogo con questa Latino America che se ne sta andando un po' per i cavoli suoi. Non lo so, te la butto lì così. Ma di musica, non di politica. No, no, assolutamente. Ma sì, no. Mongo Santa Maria, qua sottofondo. Guarda caso. E nulla, continuiamo perdonami, con la parte live. Ci avete fatto ascoltare un vostro standard, no? Classico, sì. Classico di Mamma Africa. Sì, sì, e facciamo. Andiamo avanti con un altro po' di classici, vecchi e nuovi di Mamma Africa, ok? Con la rumba e oro. Attento. Siempre una rumba de oro, con la guitarra y la voz, cuida aquí por el daba. Oh, mi niña querida, vamos a bailar la vida entre mamadillo y bata. Siempre una rumba de oro, rumba reggae, rumba rock. Si la guitarra es mi vida, por una vuelta a la paz moriré. Es una rumba de oro, una rumba de oro. Sonora.
Por la calle el muchacho ya está borracho, no sé qué no sería. Para tomar de grasa unos trocos pochi y sangría. Él es loco del barrio, no tiene horario, su vida es una aventura. Energía pura, magia pura, la coña pura. Es un psiconauta, tóxico de vida, tóxico de adrenalina. Él es un poeta, un profeta, un Vázquez pirata. Cuando llega en el barrio alucinado, parece un salvado. Con su ojo rojo canta la gente de todo corazón. Yo soy el loco del barrio, loco del barrio, loco. Circo con políticos payasos, hay que ser equilibrista para no caer, mamá, mamá. La vida en circo con políticos payasos, hay que ser equilibrista para no caer. Mi casa es tu casa, mi casa es tu casa, mi casa es tu casa, pero no tengo una casa. Mi casa es tu casa, mami. De tu casa, papi, pero no tengo una casa, no tengo una casa. Yo soy loco del barrio, loco del barrio, loco. 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 Se cruza, original style, all'energia positiva, alla pace mamma e spirito santo della musica. Don't cry mamma, don't cry. Vivir sin ti, yo no sé cómo es, pero vivir sin mí es lo que tienes a aprender, porque hoy es el día. Voy, alejo de ti, mi amor. Te dejo aquí, mi amor, en esa ciudad. Please don't cry for me. Esa noche, mi amor, es una noche de dolor. Noche de corazón. Don't cry, mamá. Yeah.
Vale, questa. Ci ho messo un po' a capire il sol minore. Però non ho suonato apposta, capito? Ah, le note, eh? Sì, sì, non ho suonato perché non l'ho capito, poi quando ho capito. Sì. Una piccola dedica signora, visto che tu l'hai citata, no? La canzone Celia Cruz era la vita di Carnaval, la nonnina della salsa cubana che c'era da pochi anni, più che nonnina ormai era una panterona, insomma, praticamente una persona anche fisicamente abbastanza grande, grossa che si poneva, abbastanza. E quindi insomma così tanti citazioni da Manu Chao a Celia Cruz in questa canzone, non so se ne hai fatte delle altre cinque che non ho colto oltre che delle grandi, insomma. No, in queste sì hai detto bene con quelle che hai detto in questo qua. Sì, anche perché ricordiamo anche Manu Chao, comunque lui è vissuto in Francia, ma lui è figlio di un professore spagnolo, sì, presso l'università di Parigi. Ma sì, sì, ma Manu Chao musicalmente è un personaggio che mi ha sempre ispirato molto proprio per questo suo utilizzo della mescolanza tra le cose sudamericane e le cose che abbiamo ascoltato tutti degli anni 70 della musica mondiale, no? Quelle che... Forse ecco, la lingua spagnola si adatta più di altre a questa mescolanza. Sì, no? Sì, sì. Beh, ma il fatto di scegliere, cioè per quanto mi riguarda, per esempio, mi piace molto scrivere tante canzoni in spagnolo, nonostante non è la mia lingua che uso tutti i giorni, uso l'italiano, vivo qua. Però comunque, per esempio, il fatto, vabbè, mi piace cantare in inglese, in francese, in spagnolo, però lo spagnolo in particolare, oltre che la musicalità, comunque quando vai a cantare in spagnolo sicuramente, vabbè, dipende da quello che canti, però comunque vai sicuramente a fare una scelta rispetto alla cultura latinoamericana, la cultura comunque non sicuramente della colonizzazione spagnola, ma quella che tutti conosciamo e che tutti amiamo, sia diciamo quella rivoluzionaria che quella culturale musicale, che anche quella è rivoluzionaria. No, per come si fanno canzoni in dialetto, no? Per riprendere la musica napoletana o della musica salentina, giustamente anche lo spagnolo o l'inglese, no? O sì, sì, lingue. Ma infatti poi tra l'altro io ti dico per il tipo di sì, perché comunque appunto quelle cose che hai citato tu appunto sono cose di popolari, no? Quindi a me per esempio il mio concetto di musica sempre più negli anni sta diventando comunque una musica popolare, diciamo che però essendo comunque in questi tempi nuovi così mescolati, la musica popolare chiaramente è quella del pianeta Terra e quindi quindi niente, si prendono su le cose che più ci richiamano qualcosa a livello emotivo, no? Visto che eravamo in vena di citazioni e l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, 2012, è stato l'anno in cui è morta Chavela Vargas, che è stata la più grande cantante di tutti i tempi, una cantautrice messicana di adozione, e noi andremo ad eseguire una sua bellissima canzone che si chiama La Llorona ed è una dedica speciale a lei. Grande. C'è Vela Vargas. Provo a starti dietro, bro. Todo me dice negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todo me dice negro, llorona, negro, pero cariñoso. Soy como chile verde, llorona, picante.
Llorona, Chavela Varga. Bella Llorona, brava. Grande scelta, Chico, veramente. Bello, bello anche così. Bello, questa è una canzone veramente bella, anche Pedro Almodovar l'ha voluto utilizzare in una sua, in un suo film, poi anche Manu Chao che abbiamo citato prima nella canzone Mentira, c'è un sample proprio, un campione della voce di Chavela Vargas nel finale della canzone. E è una canzone bellissima, e tra l'altro diciamo che proprio per la cultura sudamericana, no, a cui si rifà questa canzone, diciamo che la Llorona è un personaggio mitologico, diciamo leggendario del Sud America, che è semplicemente questa donna che piange perché ha perso i suoi figli, no? Quindi la Chavela Vargas ha fatto una piangiona. Sì, come la piangiona, praticamente Chavela Vargas è come se avesse fatto una canzone d'amore rivolta a questo personaggio però leggendario che tutti conoscono ma che non esiste, ma lei gli ha fatto una canzone d'amore come se fosse una persona, no? Quindi è molto, molto bella, molto poetica, rientra. La Llorona piange perché ha perso i suoi due figli e nella notte, nelle notti ventose ai bambini si dice senti la Llorona che piange perché ha perso i suoi bambini, è una leggenda diciamo popolare, no? Quindi Chavela Vargas è così brava perché per esempio in questo caso, come una bravissima cantautrice com'è, ha fatto suo un personaggio popolare della gente facendo una canzone d'amore come se... Lei è praticamente di Costa Rica, però ha vissuto sempre in Messico perché è stata esiliata dal suo paese, è una grande persona con una grande storia rivoluzionaria. Ma Grillo e i suoi villaggi. Sì, sì, sicuro. Non abbassiamo così tanto Violetta. No, Violetta. Chavela Vargas. Non so per chi avrebbe votato questa. No, quest'anno, guarda, io ti dico. No, no, ma tanto, cioè, sì, io non è che voglio parlare di quello, no? Però io ti dico, dal mio punto di vista personale, di una persona qualunque, no? Cioè, ti dico che tutte le altre lezioni un po' della storia che ho visto, davano almeno una parvenza di dire se voto da una parte va in un modo, invece dall'altra parte sembra che ci sia più libertà o cose del genere, come ai tempi di Prodi, Berlusconi, così gli ultimi 10 anni, no? E questa volta mi sa che era forse una volta proprio che per quanto mi riguarda dicevo cioè, non è che ci sia differenza che qualcuno dica qualcosa di diverso dall'altro, che qualcuno dica qualcosa in generale, quindi cioè, o Grillo, o il PD o Berlusconi incredibilmente ancora, cioè è stato veramente strano, no, quest'anno le elezioni politiche. È stato bello vedere l'altro ieri così i giornali e le televisioni non occuparsi dei leader ma occuparsi del Parlamento. Questo è stato così un momento di pausa rispetto alle polemiche, uh-huh, no? Tra leader e... Lasciate un attimo lo spazio alla vera politica. Ma sì, guarda, comunque sia, per fortuna, cioè comunque è un po' il simbolo anche, no, di questi tempi molto incasinati, così senza niente di chiaro, tutto così vago, e non si sa da che parte è una cosa, da che parte è l'altra, eccetera, no? Siamo in mutamento. Del nuovo millennio. Aquarius. Vecchio millennio. Che sia acquario, che sia toro, che sia gemelli, che sia cefalo, sicuramente è diverso. Qualcosa sta cambiando, sì.